Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili, dai! Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Ringrazio lo sponsor di questo video, cioè Gams Go, il portale di condivisione degli account e dei servizi streaming. Rimanete collegati fino alla fine del video per maggiori informazioni e un codice sconto pensato apposta per voi fuori legge che seguite la versione di Barley. Se sentite un ronzio strano in questo video è il ventilatore che ho qui accanto a me, perché per carità ci tengo a una buona qualità audio, ma ci tengo anche alla mia vita. Oggi parliamo di un film, ma soprattutto di un personaggio che ha spaccato in due la Hollywood degli anni Ottanta. Un attore che ha avuto un impatto incredibile nella cultura del cinema mainstream americano, quello delle commedie per intenderci. Un rivoluzionario suo malgrado, che ha preso gli stereotipi più offensivi e razzisti cuciti attorno alla cultura afroamericana e li ha trasformati nel DNA dei suoi personaggi. Personaggi portati in scena prima sul mitico palco del Saturday Night Live e poi in tre film che hanno letteralmente segnato il turning point per un'intera generazione di attori di colore a Hollywood. Parleremo di Eddie Murphy e di come un'icona così culturalmente forte possa drasticamente perdere i suoi significati se trasferita nel contesto sbagliato. Eddie Murphy, infatti, tra il 1982 e il 1984 è diventato l'incubo della Hollywood bianca, razzista e bigotta, cioè un nero con potere sui bianchi. E oggi, 2024, anno in cui Eddie Murphy riporta sullo schermo il suo personaggio più famoso, cioè Axel Foley, nel quarto episodio della saga di Beverly Hills Cop, assistiamo purtroppo all'icona culturale che si trasforma in piccolo santino da ammirare con nostalgia. Quello che funzionava 40 anni fa, oggi è considerato politicamente scorretto. E per quanto Eddie Murphy si sforzi a farlo funzionare ancora, il contesto cala come una ghigliottina. E il tutto risulta un po' inutile. Ragioniamoci insieme dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Eddie Murphy nasce a Brooklyn, New York, nel 1961, figlio di un'operatrice telefonica e di un poliziotto che lascia moglie e figli quando Eddie aveva solo 3 anni. Il ragazzo già durante l'adolescenza mostra di essere un cosiddetto smart ass. Ha una parlantina inarrestabile e riesce a sopravvivere al quartiere grazie proprio alla sua ironia. Inizia ad esibirsi come stand-up comedian in locali per neri e ottiene subito un enorme successo perché la sua comicità si basa sul razzismo bianco. Eddie Murphy nei suoi spettacoli infatti parla degli afroamericani, quindi anche di se stesso, come ne parlerebbe il peggior bianco americano razzista iscritto al Ku Klux Klan. Gli stereotipi su come gli afroamericani pensano, vivono, si vestono, si muovono, che cosa mangiano. Nessun comico di colore a quei tempi usava l'ironia per esorcizzare il feroce razzismo che imperava nell'America della fine degli anni 70. Che ora invece? Eddie viene notato dai talent scout del palco più prestigioso d'America, cioè quello del Saturday Night Live, programma del sabato sera che va in onda negli Stati Uniti dal 1975. Palco che ha visto esibirsi mostri sacri come John Belushi, Dan Aykroyd, Bill Murray, Chevy Chase, Will Ferrell, Jimmy Fallon, Andy Samberg, Will Forte, Mike Myers e Dana Carvey. Stiamo parlando della più grande fucina di talenti comici d'America, capaci di creare sketch che sono entrati nella storia della comicità mondiale. In tempi più recenti, ve li metto in descrizione, vi raccomando gli sketch su Papyrus con Ryan Gosling, sono una roba fenomenale. Ma torniamo alla fine degli anni 70, Eddie Murphy viene chiamato al Saturday Night Live per fare quello che sa fare meglio, cioè il politicamente scorretto. Definizione che oggi ha senso, ma a quei tempi non esisteva assolutamente. Siamo in un periodo tra la fine dei 70 e l'inizio degli 80, in cui nel mondo dello spettacolo un, scusate il termine, negro veniva chiamato
negro e il machismo bianco regnava sovrano. Per quanto riguarda l'umorismo rivolto agli afroamericani, era una prerogativa del comico bianco. Eddie Murphy invece porta in televisione un afroamericano che ironizza sui fratelli. I suoi personaggi più famosi erano il pappone Velvet Jones e il galeotto Tyrone Green, perché in quegli anni tra cinema e televisione ai negri, sempre scusatemi il termine, ma è contestualizzato a quel periodo storico, venivano proposti solo questo tipo di ruoli: il pappone, il carcerato, il criminale. Ma Eddie Murphy trasforma lo stereotipo in qualcosa di iconico. It's a known fact that a good hoe can make up to $1,500 a week. Just think, $1,500 a week without even leaving the comforts of your own bedroom. Images by Tyrone Green. Dark and lonely on the summer night. Kill my landlord. Kill my landlord. Il cinema ci mette un secondo ad accorgersi del suo talento e nel 1982 viene chiamato da Walter Hill, ai tempi un signor regista, come spalla di Nick Nolte nel film 48 ore. Siamo all'inizio degli anni 80, periodo in cui il genere del cop movie, cioè quei film con protagonisti dei poliziotti un po' fuori di testa, poco inclini alle regole, razzisti, misogini e con il grilletto facilissimo, a Hollywood è un genere estremamente florido. Agli americani piacciono da morire i film in cui i poliziotti sparano ai cattivi prima di arrestarli. Sti americani. Tra il 71 e il 73 i film dell'ispettore Callaghan, interpretato dal mitico Clint Eastwood, avevano avuto un enorme successo. E nel 74 era nato il mito di Charles Bronson con il suo Giustiziere della Notte. Nell'82 appunto Walter Hill, fresco fresco del successo dei Guerrieri della Notte, cerca di portare alla ribalta il personaggio di Jack Cates, interpretato da Nick Nolte, poliziotto a testa calda, in cerca di un criminale evaso dal carcere che gli ha ucciso due colleghi. La trama niente di nuovo, ma la grande differenza con i film che ho citato prima è che Jack Cates non opera da solo, è un cosiddetto buddy movie. Per portare a termine la sua vendetta, infatti, ha bisogno dell'aiuto di un galeotto di colore chiamato Reggie Hammond. Inizialmente per il ruolo di Reggie Hammond era stato contattato Richard Pryor, ma il problema con Pryor era che la sua carriera si era assestata quasi esclusivamente su commedie, su ruoli molto comici, mentre per il film di Walter Hill serviva davvero un figlio di puttana. Quindi chi meglio di Eddie Murphy? Eddie Murphy viene scritturato nel film 48 ore, interpreta il ruolo di Reggie Hammond e da spalla di Nick Nolte diventa letteralmente il protagonista del film. Quello che sorprende della sua interpretazione è proprio il modo in cui riesce a non farsi intrappolare nel ruolo di spalla. C'è una specifica scena in cui Eddie Murphy prende letteralmente possesso del film. Una scena in cui si finge un poliziotto, entra in un locale di cowboy bianchi razzisti marci, giocando meravigliosamente con le contraddizioni di quel contesto. Preferably some vodka. Maybe best have a Black Russian. Black Russian. You would have said Black Russian. That's a funny joke. I get it. I don't like white people. I hate rednecks. You people are rednecks. That means I'm enjoying this shit. You know what I am? I'm your worst fucking nightmare, man. I'm a nigga with a badge. That means I got permission to kick your fucking ass whenever I feel like it. Il secondo film in cui recita Eddie Murphy come coprotagonista per noi italiani è un film davvero molto speciale. Non mi chiedete il perché, ma qui in Italia questo specifico film è diventato il film ufficiale delle feste di Natale. Sto parlando di Una poltrona per due, che da 30 anni Italia 1 mette in onda la sera della vigilia di Natale. E anche in questo film Eddie Murphy prende uno stereotipo, cioè un senzatetto di colore, senza un'educazione, rozzo e cafone, e lo eleva alla massima potenza. I can see! I can see! I have legs! Oh shit, look at this! Man! I can walk! Jesus! Praise Jesus! Il soggetto del film è di un razzista che oggi ci sembra fuori di testa, ma ai tempi era più che accettato. Cioè, prendiamo un negro e lo facciamo diventare un membro rispettabile della comunità nell'ambiente dell'alta finanza newyorkese, di contro prendiamo un bianco e lo facciamo diventare un pezzente come se fosse un negro.
Tutto questo per una scommessa. Beh, qui però sorge un quesito. Cosa è cambiato? La società di quei tempi aveva un enorme senso dell'umorismo che noi contemporanei abbiamo perduto? Perché oggi continua a funzionare un film come Una poltrona per due, ma sarebbe impensabile realizzare un film come Una poltrona per due? Arriviamo al 1984. Eddie Murphy ha recitato in due film e per ora sta rispettando perfettamente i cliché dei ruoli che Hollywood affidava ai neri, anche se la grande novità che Murphy porta sullo schermo è la sfacciataggine con cui indossa l'appellativo nigga, che in America è una parola assolutamente fuori legge, ma che lui sfoggia come un vanto. Come dicevo, siamo nel 1984 ed è in produzione un cop movie come tanti. I produttori vorrebbero come protagonista Mickey Rourke, che però non si rivela adatto per quello specifico ruolo. Viene così chiamato Sylvester Stallone, che però chiede troppi cambiamenti alla sceneggiatura e quindi viene messo da parte anche lui. Ed ecco che i due produttori di questo cop movie, cioè Jerry Bruckheimer e Dom Simpson, iniziano ad avere un'idea sulla carta senza senso: affidare il ruolo a Eddie Murphy. Fino ad allora gli attori di colore avevano solo fatto i sidekick nei cop movie, mai i protagonisti. Un poliziotto nero protagonista di un film commerciale non si era mai visto. E questa idea portò ad una serie di problematiche non indifferenti, perché di solito i neri in questi film, appunto, erano i cattivi. In più Hollywood vietava categoricamente che nei film ci fossero storie d'amore tra donne bianche e uomini di colore. E 9 volte su 10 il protagonista bianco di questi cop movie aveva un love interest con un'attrice. Quindi se davvero doveva essere Eddie Murphy il protagonista di questo film, molte cose della sceneggiatura originale dovevano essere cambiate. Bruckheimer e Simpson non si spaventarono di fronte a queste quisquilie e decisero di andare avanti proprio con Eddie Murphy. E così nasce Beverly Hills Cop, uno dei più grandi successi del cinema americano negli anni 80. Il soggetto era perfetto per Eddie Murphy, un poliziotto squattrinato di Detroit che arriva a Beverly Hills in cerca del criminale che gli ha ucciso il migliore amico, trama già sentita, ma vabbè, e che deve relazionarsi con la ricchezza fuori misura di quell'ambiente e del fatto che certi salotti, anche se collusi con la criminalità, sono intoccabili. Praticamente una metafora della sua carriera. Questo film lancia Eddie Murphy nell'iperspazio e diventa una super mega star. Ma c'è una cosa che lui non vuole essere, cioè un simbolo. Eddie Murphy vuole solo essere una megastar, godersi i suoi soldi, godersi le belle donne. Non è tipo da battaglie politiche e sociali. E questo, con il passare del tempo e con la formazione di una coscienza sempre più critica nella comunità afroamericana nei confronti della cultura bianca, gli fa perdere parecchio fascino proprio tra i fratelli. Eddie Murphy, da nero con potere sui bianchi, diventa un nero che piace quasi solo ai bianchi. La sua carriera, infatti, è costellata di film che in molti abbiamo dimenticato, come per esempio Pluto Nash, da molti addetti ai lavori considerato uno dei peggiori film della storia del cinema. Ed è un peccato, perché quando Eddie Murphy decide di recitare, come in Dreamgirls o in Dolemite, è un attore di un certo talento. Senza Eddie Murphy non sarebbero esistiti Will Smith, Dave Chappelle o Chris Rock, che però sono figli del loro tempo. Quindi sono riusciti in quello che a Eddie Murphy non è riuscito, cioè adeguare la propria comicità ai contesti contemporanei. E arriviamo ad oggi, 2024, anno di uscita del quarto film della serie di Beverly Hills Cop, una produzione Netflix, un prodotto che, davvero, a parte solleticare qualche corda nostalgica di chi è cresciuto con quel tipo di film, non aggiunge davvero nulla alla carriera di Eddie Murphy. La storia è sempre la stessa: il poliziotto Axel Foley vola da Detroit a Beverly Hills per proteggere la figlia avvocato, finita in mezzo ad una brutta storia di poliziotti corrotti, e per cercare un suo amico scomparso. In mezzo ci sono inseguimenti, sparatorie, gli eccessivi eccessi di Beverly Hills e un tentativo di riesumare quell'umorismo scorretto di Eddie Murphy, che però non ha proprio spazio per uscire. Axel Foley in questo film è una vera e propria celebrità. Tutti lo riconoscono e si rivolgono a lui come ci si rivolge a un mito. Sovrapposizione totale tra l'attore e il suo personaggio. E fa un po' ridere che le gesta di Foley poliziotto in una scena specifica vengano riproposte con foto di scena dei vecchi film, dove dicono anche che il terzo capitolo della saga aveva fatto discretamente cagare, quindi se la suonano e se la cantano. Il film fino a più o meno metà
è anche abbastanza godibile. Però poi si sbraca definitivamente in scene del tipo Axel Foley deve evadere da una centrale di polizia e riesce effettivamente ad evadere in un momento in cui tutti i poliziotti presenti in quella centrale hanno la testa bassa a guardare il pavimento o la scrivania. Wow. Oppure, cosa che ormai accetto solo nei film di John Wick, 700 milioni di proiettili sparati dai cattivi e non succede niente, Axel Foley spara 3 proiettili e uccide 10 cattivi, che in questo film tra l'altro sono quasi tutti messicani. Quindi non proprio correttissimo da parte di un attore che aveva rivoluzionato gli stereotipi e ora ce ne propina uno, tra l'altro, non particolarmente originale. Ogni epoca ha le sue icone, ha i suoi apripista. C'è da dire che però, nello specifico caso di Eddie Murphy, negli anni 80 i media erano letteralmente solo due, o il cinema o la televisione. Quindi la sua comicità, o meglio i contenuti della sua comicità convogliati su questi due unici media, hanno avuto un impatto potentissimo. Oggi invece, con questo flusso continuo, forse c'è spazio solo per un'eterna ripetizione. Ripetizione di cose già viste, penso al grande successo di Stranger Things, che è un melting pot di cose già fatte e strafatte negli anni Ottanta. Cose che nel loro contesto culturale reale, cioè appunto il passato, avevano anche un contenuto. Oggi invece si limitano a tenerti compagnia mentre prepari la cena. Anche se Stranger Things è una figata, eh. Come dite, non potete vedere questo film perché non siete abbonati a Netflix? Un minuto della vostra attenzione allo sponsor di questo video e risolviamo il problema. Be somebody! Be a hoe! Quanto costano gli abbonamenti delle piattaforme streaming più famose? Netflix 12,99€ al mese. Disney Plus 8,99€. Spotify per la musica 10,99€ al mese. Paramount Plus 7,99€. Crunchyroll 4,99€ al mese. Essere abbonati a tutte queste piattaforme contemporaneamente vi costerebbe quasi 46€ al mese, sono più di 500€ l'anno. Not a great plan. E se vi dicessi che è possibile abbonarsi a tutte queste piattaforme spendendo in totale meno di 15€ al mese? What? È possibile grazie a GamsGo, il servizio di sharing degli account condivisi. Abbonarsi è semplicissimo, andate sul link in descrizione, scegliete la piattaforma a cui iscrivervi e mi raccomando inserite il codice sconto Barley per ottenere un 5% di sconto in più sull'abbonamento Netflix e un 2% di sconto su tutte le altre piattaforme. Inizia a risparmiare con GamsGo così avrai più soldi da spendere nelle tue birre preferite. A Beverly Hills Cop 4 e alla figura del grande attore Eddie Murphy ho deciso di abbinare la versione panna cotta e frutti di bosco della serie Dolci on Fire del birrificio Wild Raccoon. Birrificio nato da poco nella provincia di Udine, ma che già si difende bene. E ha deciso di fare questa serie di pastry beer. Cosa sono le pastry beer? Fondamentalmente si prende la ricetta di un dolce e la si trasforma in una birra. Sono veramente dei giochi che a me divertono tantissimo. Perché ho deciso di abbinare questa specifica birra? Perché Eddie Murphy è uno che ha rotto le regole e questo genere di birre sono birre che rompono le regole. Possono anche non piacere, ma in un contesto di tradizione o comunque di birrifici che tendono a fare un po' tutte le stesse cose, questo tipo di birra arriva e spacca. La birra nel bicchiere si presenta esattamente come si dovrebbe presentare, estremamente torbida, con un colore fantastico. Una schiuma colorata, al naso si avverte tantissimo la nota dolce, è veramente una botta di vaniglia e sì, di panna cotta, al naso sa veramente di panna cotta. Wow, oh mio Dio, in bocca è uno spettacolo, anche perché questa è una pastry sour, quindi è sia dolce che acidula. I frutti di bosco sono estremamente presenti, ma quello che esalta veramente è la nota di vaniglia, la nota di dolcezza. È un mix tra una panna cotta e una big bubble alla frutta frizzante. Acidognola, capolavoro. Quindi Beverly Hills Cop 4, o comunque la figura di Eddie Murphy, e la sua importanza in un certo genere di cinema comedy action degli anni 80, abbinato alla pastry sour, panna cotta e frutti di bosco di Wild Raccoon, film proprio se non avete niente di meglio da fare, birra invece consigliatissima e dalla versione di Barley tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima. Ah!
Jesus Christ.